Siamo a PT20 qua nel banner personaggio, PT30 nel banner arma, ma ripeto, non mi interessa pullarci nel banner arma, almeno non in questo momento. E allora, io sono costretto, siamo costretti a pullare nel banner di Baiju, nonostante abbiamo il garantito, perché i personaggi nuovi hanno la priorità, però ripeto, io questo pensierino di fare una costellazione di Ganyu ce l'ho in testa. E non me lo sto cacciando. Quindi vediamo che cosa ne viene fuori. Se dovesse uscire, vai giù. Io te lo dico. Ci spostiamo da Ganyu. Poi vediamo. Non lo so. La speranza è sempre quella di ottenere Cavei il più presto possibile. Ovviamente. Dato che siamo a PT80, adesso mi voglio togliere lo sfizio di andare a vedere a quale PT esce questo Baiju. Ho 5 pool singole. Adesso ci facciamo le 5 pool singole per vedere se esce sopra l'85esima PT. Perché una cosa di questo tipo non mi è mai successa in gioco. Vediamo. 81. Niente. 82. Niente. Cioè, è assurda sta cosa. 83. Oh! 83 piti! 83 piti! Ma ci rendiamo conto? 83 piti! E non è uscito un cavè! Era piti 20, abbiamo fatto praticamente 63 pull. Non è uscito cavè! Allora ci facciamo la primissima multi nel banner di Ganyu. Dobbiamo ancora trovare Cavè, purtroppo. E vi ricordo che le prime due multi, ovvero le prime 20 pull, dopo aver trovato un 5 stelle, hanno un'alta probabilità di trovare un altro 5 stelle. Quindi, se dovessimo vincere il 50-50, esce fuori Ganyu C1. Se così non dovesse essere, mi puoi dare anche una Gin C4, e non mi lamento, Oivers. Ok, prima multi. Andiamo. Mannaggia la miseria! Di botto, un'altra Candanza. Mamma mia. Ma guarda, è che siamo capaci, potrebbe uscire Deia, assolutamente. Ma 2-4 stelle in una multi non, cioè, non si può fare più? Oh, eccolo qua il signorino! Ok. L'abilità elementare di Baiju insegue gli avversari vicini, infliggendo loro diverse iterazioni di danno da dentro, per poi tornare da Baiju ripristinando parte dei PS di tutti i membri del gruppo. Quando viene scatenato il tripudio elementale, Baiju entra nello stato di purezza pulsante e genera periodicamente uno scudo di breve durata. Quando la durata dello scudo termina o quando quest'ultimo viene infranto, Baiju guarisce il personaggio attivo e sprigiona un meridiano spiritico che attacca gli avversari vicini. Ok, due postille su queste due cose. La sua Elemental Skill cura veramente tanto. Quindi, volendola, si può buildare questo personaggio per fare tante cure solamente con la sua Elemental Skill. Un'altra cosa da dire è che il suo scudo, quello che si attiva con la sua Elemental Burst, dura pochissimo. Questo è vero, ma ha una grande resistenza all'interruzione. Ergo, se lo scudo si rompe, perché subiamo del danno, perché ripeto, non è un grandissimo scudo, abbiamo comunque la resistenza all'interruzione aumentata. Quindi, se giochiamo con Ganyu, possiamo sfruttarlo comunque come shielder, essenzialmente. Vediamo il resto della build. Ha 105 di Elemental Mastery, 37k di HP, perché questo è un personaggio che scala con gli HP. L'arma è lo splendore del Giadiluvio, ok, la sua arma best in slot. Il set qua sono 2000, 2 Tenacity e 2 Bagliore di Vourukasha, quindi essenzialmente PSPS, che va bene, volendo si può fare anche così, e i talenti 888. Ve lo faccio vedere anche da vicino. Ah, un'altra postilla, i suoi attacchi normali non sono ad area, o quantomeno non sono in range. Devi stare veramente vicino al nemico per colpirlo. Quindi bisogna fare attenzione anche a questo. E il suo attacco caricato consuma un botto di stamina.
ovviamente quando cominci a correre tossisce. Va bene. Mind the side effects. You've been a naughty boy. Let me weave you a verse. Rain outlines you. The doctor will see you. Seems like an emergency. Let's spark things up a little. A bitter pill to swallow. Beh, come vedi, il danno da attacchi normali non è un granché. Taking a turn for the better. Surrendering will be gentle. Diciamo che utilizzarlo da driver in un team di questo tipo può avere un senso, ma fino a un certo punto. Quindi va bene. Cioè, non è male, assolutamente, ma io credo che il suo ruolo principale sia quello di mini shielder e healer, per lo più. L'abilità elementare di Kaveh può infliggere danno da dendro in un'ampia area e provocare l'immediata esplosione dei nuclei di dendro al suo interno. Se il suo talento impresa dall'architetto viene sbloccato, quando viene colpito dagli attacchi dei nuclei di dendro, Kaveh recupera anche PS in base alla sua maestria elementale. Il tripode elementale permette di convertire temporaneamente i danni dei suoi attacchi normali caricati in picchiata in danni da dendro, estendendo al contempo l'area d'effetto di tali attacchi. Durante questo lasso di tempo, tutti i nuclei di dendro creati tramite le reazioni di fioritura innescate dai membri del gruppo infliggono più danno quando esplodono. Va bene, questo è il signorino Kaveh, molto carino anche lui, assolutamente. E la differenza rispetto a Baiju è che lui utilizza la Claymore, ha delle animazioni decisamente diverse, e questo è il suo attacco caricato. Veramente molto carino, assolutamente. E allora, ripeto, lui è un personaggio che scala con Maestria Elementale. Gli hanno dato quest'arma che... non credo che sia la migliore scelta di lui. Mentre invece il set qua è Fiore del Paradiso Perduto, che ti aumenta la maestria elementale e aumenta anche i danni dalle reazioni dendro, che, ok, può anche avere un senso. Le costellazioni sono 0, i talenti sono 8-8-8. Ripeto, è un buon personaggio che aveva assolutamente è il suo posto nei team Bloom e Hyper Bloom. Allora, vediamo in azione questo signorino. Questa è la sua elemental skill. Ah, vedi? Il danno aumentato c'è. C'è, ecco. Poi la sua elemental skill dura veramente poco. Cioè, una ricarica veramente molto breve. Ok, diciamo che il danno da attacco normale non è un granché, quindi su quello non ci possiamo fare affidamento. Però sul fatto che può boostare il danno dei core dentro, quelo sì. Allora, pareri finali per quanto riguarda questi due personaggi che ho cercato di buildare come meglio ho potuto in queste ultime ore, dato che avevo prefarmato per sia per Baiju che per Kaveh, non tantissimo, non è che li ho portati a livello 90 entrambi, né tantomeno ho massimizzato il loro talento, semplicemente avevo prefarmato qualcosina. Però vi posso dire, dopo averli provati un pochino all'interno del gioco, aver visto un po' più nel dettaglio il loro gameplay, allora, Baiju è un personaggio veramente molto divertente da utilizzare, perché ti può curare senza fare praticamente nulla, cioè con la sua elemental skill ti cura tantissimo, e oltre a questo c'è la sua elemental buff che fa tante cose, assolutamente, però devi buildarlo con HP percentuale. Assolutamente, cioè non ci sono altri modi, cioè non ha senso dargli un energy recharge, una maestria elementale, un dendro damage, non ha senso, assolutamente no. A livello di costellazioni, non è che ti dico che non sono utili, però secondo me a C0 funziona già di suo. Poi certo, se andate oltre vi potete fermare alla C2,
un pochino aumenta il suo danno o comunque gli fa fare qualcosina in più, ma non credo che ce ne sia bisogno. Cioè, per me il personaggio va bene a C0 e le sue cose le fa, a mio modo di vedere. Cave invece l'ho un pochino costellato, almeno ho avuto la fortuna di prendere qualche costellazione in più. Anche qui non è che ci cambia così tanto la vita, almeno le prime due costellazioni non sono chissà che cosa. Rispetto a Baiju, lui va buildato con Maestria Elementale, può fare sub DPS, oltre al support dei team Bloom e Hyperboom, quello che è. Quindi è un personaggio un pochino particolare. A livello di build, qua ha bisogno essenzialmente di un Sogni Dorati, il signorino Cave, che io ancora devo trovare il modo di dargli perché diciamo che non ho farmato tantissimo questo domain dei Sogni Dorati e del Deepwood, ma vabbè, pazienza. Oltre al fatto che lui si può buildare con il Fiore Corazzato, quest'arma gratuita perché ha Elemental Mastery, altrimenti possiamo andare su altre scelte un pochino più tranquille, insomma, che so, Favonius o Sacrificial o diverse altre cose. Però sono convinto che, dato che ha bisogno di Elemental Mastery, può fare danno e quindi sfrutta l'attacco e tutto il resto, può andare bene quest'arma qui. Mentre invece per i talenti, allora lui volendolo si può buildare anche con attacchi normali, perché alla fine la sua elemental base gli fa fare danno da dentro con i suoi attacchi normali. Ma è un personaggio Claymore con delle animazioni un pochino particolari. L'ho utilizzato anche prima in coop e non è che non mi sono divertito, è che ci mette tanto a fare il danno. Quindi non so se ne vale la pena buildarlo in questo senso. In ogni caso, la sua elemental skill è particolare perché molte volte ti permette di lanciare in aria i nemici. Quindi è essenzialmente un pochino di crowd control, se così vogliamo chiamare, quindi molto particolare. E poi oltre a questo, ripeto, Kaveh è ovviamente un personaggio più incentrato nel fare danno, mentre invece Baiju è più dedicata all'healing. E giusto per specificare anche qui, i set che potete dare a Baiju sono in questo momento due, ovvero l'Oceanid, che sarebbe quello di Kokomi. Com'è che si chiama? Mollusco oceanico, che so, la traduzione italiana non me la ricordavo, e l'altra invece è il Deepwood 4 pezzi, perché questi due, l'oceano gli permette di fare più cure e il Deepwood gli permette di essere un support dentro, quindi aumentare il danno delle reazioni dentro. Io credo di volerli mantenere questo qui, poi non so se cambierò in futuro, e ripeto, lui va buildato con HP percentuale su tutti i pezzi, assolutamente. E oltre a questo, sono due personaggi molto divertenti. Assolutamente sì, a Baiju ho dato il codice di Favonius, altrimenti avrei potuto utilizzare anche il Trailing Tales of Dragon Slayer o anche i frammenti sacrificali, ma dato che purtroppo che è un personaggio che ha bisogno di energia perché la sua Elemental Burst costa 80 punti, bisogna farci attenzione. Mentre invece Kaveh, sotto questo punto di vista, ok che anche lui ha 80 punti di energia per quanto riguarda la sua Elemental Burst, ma è un support. Se lo utilizzi in un party che ha altri personaggi che generano più particelle, direi che ti trovi bene. Anche perché la rigenerazione delle particelle di Baiju è un pochino limitata. Cioè te ne dà tipo 3 o 4 e devi prendere, altrimenti non ci fai nient'altro. Quindi insomma, due personaggi molto utili. E sotto questo punto di vista vi consiglio di pullarli. Non lo so, Kaveh sicuramente sì, perché il suo ruolo ce l'ha. Baiju dipende. Se vi va di avere un dendro healer barra shielder un pochino particolare, il suo lo fa.